Carissime amiche e carissimi amici, io e la Giocherellona siamo qui per voi, dopo tanto tempo, una fantastica live con la donna più bella del mondo. Stiamo parlando della Giocherellona, grandissima, grandissima, sì, Giocherellona subito prende ovviamente il mio posto al tuo fianco, io sceglierò il dragone e oggi vi portiamo, pensate un pochettino, carissime amiche e carissimi amici, Panel de Pon. La Giocherellona non ricorda di dover premere il tasto B, praticamente sul suo joypad. Ragazzi, che dire, è un gioco, un videogioco molto molto particolare, Panel de Pon. Un puzzle game uscito per Super Nintendo. Giocherellona, ricordati che a breve tu sei quella di sinistra e io sono quello di destra. E è un gioco dove dobbiamo mettere, pensate un pochettino ragazzi e ragazze, i blocchi praticamente dello stesso colore in verticale o in orizzontale o addirittura ad L. Adesso vi facciamo vedere. La Giocherellona ovviamente è già partita. Preferibilmente bisogna fare i gruppi di almeno 4 in modo tale da quando si gioca in due. Ecco qua Alessandrino Arcangelo, lo salutiamo. Arcangelo o Arcangeli? Ciao. Ecco qua. E quindi, come potete vedere, ragazzi e ragazze, abbiamo salutato Alessandrino Arcangeli in una maniera anche molto simpatica, dobbiamo dire la verità. Non tutti se lo aspettavano, praticamente questo saluto anche molto particolare. E siamo qui, vedete, un pochettino a giocare proprio a Panel de Pon. Un puzzle game uscito sulla fine del Super Nintendo. Pensa un pochettino, cara Giocherellona. E infatti, il Super Nintendo ormai era praticamente allo sbando, vista l'arrivo dei giochi a 32 bit. Questi giochi a 32 bit che erano praticamente arrivati e vedete ragazzi, ho fatto un verticale di 4, quindi butterò alla Giocherelluna un elemento che però non è arrivato perché anch'ella aveva fatto una cosa del genere. E quindi che cosa accade? Che cosa accade? Che la Nintendo, pensate, questo è un gioco proprio Nintendo, fa uscire questo fantastico puzzle game. Diceva la Giocherellona addirittura migliore di Puyo Puyo. Pensate un pochettino, ragazzi e ragazze. Non stiamo parlando di un giochetto così tanto per fare. Oltretutto, se premeremo tasti L o R sul joypad, potremmo anche far salire quello che è praticamente lo scorrimento appunto verticale del videogioco in sé. Cosa pensa la Giocherellona di YouTube? Cosa pensi di YouTube? Ho perso. Ma non è vecchia sta cosa. No, come pensi? Cosa pensi di YouTube? Che ormai YouTube Ancora. non c'è più praticamente con noi. Appunto non c'è più, quindi si va avanti. La Sì, vita va avanti. la vita va avanti, quindi Vivo, Giocherellona. no, non vivendo più, non va Quindi Giocherellona, questo ricordo di YouTube anch'io, forse un pochettino particolare, dobbiamo dire la verità. Ricordate che noi facemmo un video quasi un anno Veramente fa. gliel'hanno chiesto adesso ancora. Sì, ancora oggi, pensa un pochettino, cara Giocherellona, ancora oggi si parla di questo ragazzo, YouTube anche io, che ha praticamente sconvolto il web, ha sconvolto il web. Perché questo? Perché lui era un maestro, secondo alcuni. Io e la Giocherellona, ripeto, abbiamo già trattato il fenomeno di questo ragazzo scomparso, ragazzo 42enne, pensa un pochettino, cara Giocherellona, che è rimasto nei cuori di grandi e piccini. Questi grandi e piccini che ancora ricordano con piacere il ragazzo che purtroppo non esiste più. Non esiste più perché era arrivato a mangiare talmente tanto da sentirsi appunto male, da sentirsi male e poi dopo essere stato ricoverato. Quindi sicuramente ragazzi, io vi dico di e tendenzialmente anche la Giocherellona, anche se adesso è molto presa da questo Panel de Pon, di godervi sicuramente la vita, ma di nostra fare, perché altrimenti potreste finire proprio come YouTube anch'io. Pensate un pochettino, avete capito bene? Quindi non esagerate nella vita, dovete sempre contenervi. Noi, per esempio, oggi io e la Giocherellona abbiamo mangiato i pizzoccheri valtellinesi, veramente una ricetta fantastica. Dove però, ovviamente, non abbiamo abusato, nel senso che abbiamo mangiato solo una porzione anche in seguito a un film che abbiamo visto ieri. Pensate un pochettino.
tantino il caro Ferdinandes. Ce l'ha consigliato la youtuber famosissima di internet Paolina e Milo. Milo è il nome di questo cane fantastico, Paolina è il nome della sua padroncina. E ci ha detto ragazzi, guardate Ferdinandes e Giocherellona, cosa hai pensato di questo film? Oh, ma stai vincendo sempre tu? Ma no, scherzo. Ma il tempo, scusami, il tempo... No, vinci tu. Ah, 6-10 a 600. Ah, ma quindi hai fatto a tempo in base a chi ovviamente fa maggiore punteggio. Scusami, a questo punto facciamo un versus. Io direi di fare un versus e iniziamo. In un video diceva, aveva il giorno dello sgarro, ma era un eufemismo sto sgarro. Mo non ho capito se era Giocherellona o YouTube anche io. YouTube anche io. Tu hai il giorno dello sgarro. Io no, la vita sgarro. O la vita sgarrata, praticamente. La vita sgarrata, questa vita fatta di... di sgarri o di sgarbi, non lo sappiamo, speriamo non di sgarbi, perché ovviamente la Giocherellona è una ragazza molto fine, è vero che ogni tanto fa qualche rottino, però diciamo nella maggior parte dei casi diciamo è una ragazza molto fine che non si dà da fare per migliorarsi ogni giorno. E quindi ovviamente vedete ragazzi, giocando in due automaticamente, quando faremo un blocco di almeno 4 tasselli che vanno via dello stesso colore in verticale, orizzontale o a L, manderemo all'avversario un equivalente di quei blocchi dall'altra parte. Nel mio caso il blocco rosa, nel caso della Giocherellona il blocco rosa della Fatina, nel caso della Giocherellona il blocco della Fenice, come potete vedere. Quindi veramente molto bello questo panel de pon che poi pensa, cara Giocherellona, La Nintendo volle praticamente trasformare in Pokémon Puzzle per Super Nintendo e poi includere nella GameCube Puzzle Collection, dove appunto Panel de Pon ritorna a quello che era in principio. Quindi veramente fantastico. Ti ricordo che comunque questo videogioco esce praticamente in un'era della fine del Super Nintendo, quindi viene poi dopo ovviamente trasportato nell'era diciamo tu sai 64 bit, perché la Nintendo, come tu ben sai cara Giocherellona, non ha avuto un... Giocherellona, ma ragazzi qui la Giocherellona è diventata veramente bravissima, dobbiamo dire la verità, sei veramente maestra dei puzzle game. Beh ragazzi, e quindi praticamente questo videogioco è dopo praticamente è ritornato al suo vero io, come potete vedere. Vabbè ragazzi, è sicuramente un gioco fantastico, divertentissimo, e che dire, ve lo consiglio sicuramente. Io lo provai tanti anni fa, quando addirittura già avevo la Sony PlayStation, avete capito bene, avevo già la Sony PlayStation, questa console fantastica che la Giocherellona conosce oltretutto bene, perché tanti anni fa la regalò addirittura ai propri fratellini per Natale, i fratellini impazziti. Quindi potete comprendere diciamo questa bellezza, questo grande amore per la famiglia che aveva ed ha ancora la Giocherellona. Va bene ragazzi, andiamo ovviamente avanti in questo puzzle game che, ripeto, la Giocherellona ha reputato nell'alto della sua esperienza ovviamente pluriennale, il miglior puzzle game della storia. Pensate un pochettino, quindi veramente fantastico tutta questa cosa qua. Ovviamente dobbiamo stare attenti, perché la Giocherellona, come sapete, non fa sconti, non è che Giocherellona ovviamente si mette a parlare e ovviamente la Giocherellona poi dopo gli fa uno sconticino, come potete vedere, perché cerca ovviamente di vincere. Seppur non lo segui, hai sentito che terremoto negli ultimi capitoli e spoiler del fumetto di One Piece. Cosa pensi tu, Giocherellona, del fumetto di One Piece, di questo ragazzo Giocherellona? Tu vedi a non conoscere One Piece, vedi come si perde. Giocherellona, mostra la lingua perché c'è la censura, pensa un po'. E no, che cos'era? Vai avanti.
Vado avanti. Il Gasmizzone, ragazzi, salutiamo il Gasmizzone. Giocherelloni, che piacere, quanto tempo nel frattempo avete messo su famiglia. Si è nato un bambino. Insulti gratuiti, ci siamo ormai sposati. Come voi sapete, la giocherellona, sì, è pronta a fare il bebè. Praticamente, il piccolo bebè che si chiamerà Giocherellino. Praticamente, pensate un pochettino, e forse sta per nascere, come potete vedere da questa pancia, sta forse per nascere da questa pancia, oppure solo la giocherellona che sta digerendo. Non lo sappiamo, ragazzi, e sono quei misteri incredibili, un pochettino come quel mistero della Vergine, pensa, giocherellona, della Vergine che diceva di essere incinta praticamente e di non aver mai avuto rapporti sessuali. Pensate un pochettino, e nasceva questo bambino chissà per mano di chi. Va bene, signori, vedete un pochettino, veramente un gioco fantastico questo Puzzle the Pawn. Vedete anche come non mi puoi dire questo, ragazzi, qui mi sono fatto distrarre. Io parlo, però tu giochi, dobbiamo dire la verità. Io non mi aspettavo una cosa del genere davvero da te, devo dire la verità. Oltretutto in live, pensa un pochettino, ragazzi, qui stiamo parlando di una vera quasi truffa che la giocherellona statua. Ma che vinci? Ha vinto per l'ennesima volta. Ragazzi, salutiamo Chiodatis. Chiodatoci, eccoci sera. Buonasera, caro Chiodatis. Effettivamente, giocherellona, sono le 18 e 36. Pensa un pochettino a quest'ora. Pensa che molti bambini già stanno dormendo. Non so se la sa. Sì, sono bambini, diciamo, che si alzano alle 4 di notte, praticamente. Si alzano alle 4 di notte, vanno a scuola perché vogliono studiare, si vogliono, pensa un pochettino, realizzare. Vogliono andare a lavorare al McDonald's. E stanno studiando questi bambini. Perché ragazzi? Perché sì, effettivamente giocano di mattina e poi riposano di sera. Comunque, ragazzi, parliamo al di là, diciamo, di queste sciocchezzuole che ovviamente vi stiamo un pochettino raccontando per farvi passare questa vostra lieta giornata, questa vostra lieta serata insieme a noi, praticamente di questo Fernandez, il videogioco, il film, praticamente film che ci ha consigliato Paolina. E Paolina ci ha detto, praticamente una volta ci ha detto: cari giocherelloni, vi consiglio questo film, un film di animazione che la giocherellona ha trovato molto molto noioso. Intanto Gasmizzone ci scrive: ma è una live occasionale o ci sarà un vero e proprio format con tanto di raduni e signorinelle? Caro Gasmizzone, sì, non è una live occasionale, i giocherelloni sono sempre con te. E praticamente seguici sul nostro canale YouTube, seguici sul nostro canale di Twitch, vai su Telegram, Discord, Facebook, il mitico blog, pensa un pochettino, siamo sempre con te, siamo con tutti voi, praticamente, ragazzi, pronti ad allietare la vostra vita con le nostre mitiche disavventure, una vita fatta di avventura, dobbiamo dire la verità, quella mia della giocherellona, una vita fatta quasi per spronare i ragazzi, dobbiamo dire la verità, a vivere come noi, ma non so se vivere in maniera positiva o vivere in maniera negativa, però sicuramente a vivere secondo noi in una maniera positiva, una maniera costruttiva, una maniera che vi può tornare utile per il vostro futuro. Pensate un pochettino, ragazzi. E beh, che dirvi, quindi non è occasionale, siamo sempre con voi, Gasmizzone, in un canale o in un altro ci puoi sempre trovare con te e ci puoi portare sempre con te, ci puoi portare a scuola, ci puoi portare sul luogo di lavoro, ci puoi portare anche in bagno. E qui il mitico Alessandrino Arcangeli, come puoi vedere, ci scrive, ci dice: in One Piece un personaggio pirata viene partorito dopo 20 mesi perché era ricercato dalla giustizia, la madre l'ha protetto in grembo. Pensa un pochettino, praticamente questo personaggio, secondo quello che ci dice Alessandrino Arcangeli, era praticamente, si era nascosto nel grembo della madre, pensa un pochettino, cara giocherellona, e proprio in modo tale da poi dopo uscire fuori e salvare il mondo.
mondo, carissima. Quindi pensa un pochettino. Qui, ragazzi, qui sto andando a fare qualcosa di incredibile, perché la giocherellona zitta zitta sta praticamente cercando di, diciamo, annientarmi. Pensate un pochettino, ma il giocherellone non si fa, diciamo, sottomettere dalla propria consorte. Infatti, praticamente, vedete, ragazzi, la giocherellona è un pochettino spazientata. Ecco, perché questo? Perché non riesce. Ha vinto molteplici volte, ma è insaziabile, vorrebbe sempre vincere. E invece sì, giocherellona, invece sì. Devo dirti la verità, non me lo aspettavo proprio da te, dobbiamo dire questa cosa qua. Va bene, ragazzi, voi sapete, la giocherellona quando deve, lei è campionessa dei videogiochi, non è abituata sicuramente a perdere, e quindi non è abituata a perdere. E allora che cosa fa? Cerca ovviamente di vincere a tutti i costi. Il panel de pon, ecco qua, il Babus, ragazzi, qui siamo arrivati, il Babus, come potete vedere lo salutiamo, il grande il Babus, vedi il Babus, che è venuto da noi per darci un conforto. Il Babus, sì, è proprio così. Praticamente andrò a prendere Sherbetti, io e Flair, la ragazza di fuoco, la giocherellona, il mitico Gasmizzone. Allora, a raduni, come siamo messi? È finita la pandemia in Germania, ci aspetta. Sì, perché devi sapere che Gasmizzone voleva andare, penso, un pochettino all'Oktoberfest, a vedere un pochettino questa birra che ovviamente usciva a fiumi, ma anche a vedere quelle signorine che portavano la birra. E beh, ragazzi, ognuno ovviamente ha i suoi perché, dobbiamo dire. Luca, ho saputo al Sud Italia, la domanda come va, si risponde brillantemente, ci si difende. Beh, diciamo il Sud Italia, ma un pochettino anche come tutta l'Italia, sta andando un pochettino a rotoli, caro Alessandro Arcangeli, dobbiamo dire la verità, non ce l'aspettavamo. Stiamo parlando di un caro benzina che ovviamente al momento si è un pochettino attenuato, ma sempre caro è. Stiamo parlando di bollette che ovviamente stanno salendo, ragazzi, e qui ovviamente c'è gente che ha pagato tantissimo di elettricità, e purtroppo noi ci troviamo in queste situazioni. Infatti quello che vi possiamo consigliare, io e la giocherellona, è quello di mettere tutto a risparmio energetico. Beh, ragazzi, avete capito bene, il risparmio energetico vi può dare una mano, e vi può aiutare a far pagare sicuramente di meno. Sicuramente dovete cercare ovviamente di ottimizzare i costi dell'elettricità, non state ognuno in una stanza, ma state tutti nella stessa stanza, così vi fate anche un maggiore praticamente calore e risparmiate anche sul riscaldamento. Quindi questi sono praticamente i consigli pratici dei giocherelloni, che come potete vedere vi portano sempre allegria, ma mi portano anche delle soluzioni ottimali per vivere al meglio e non rimanere col conto corrente. E beh, ragazzi, siamo fatti così come il famoso cartone animato cantato da Cristina D'Avena. Sì, che avete capito bene, cantato, perché c'era questa sigla. Voi pensate che molte volte la giocherellona ha seguito anche il profilo di Instagram di Cristina D'Avena. Quindi di Cristina D'Avena, questa ragazza che canta e cantava anche lei, anch'ella, ma che poi ovviamente ha conosciuto un po' Rocco Siffredi e ha capito che il microfono le piace ancora tanto. Va bene, ragazzi, ieri bolletta gas per 2 mesi di 443 euro. Penso un pochettino, Alessandro Arcangeli ha pagato 443 euro di bolletta del gas. Pensa un pochettino, mo non sappiamo, pensa che Alessandro Arcangeli è riminese, quindi mo non sappiamo ovviamente quando, perché ovviamente ha aumentato tanto il riscaldamento, oppure perché cucinava tanto col gas. Pensiamo un pochettino ovviamente a questo Alessandro Arcangelini. Ragazzi, sì, a questo punto noi molte volte vi abbiamo detto, volete farci delle donazioni, donateci qualcosa, ci mancherebbe. Forse la donazione oggi andrebbe fatta da Alessandro Arcangeli, non lo sappiamo, cara giocherellona. Dobbiamo dire la verità, giocherellona è veramente rimasta ovviamente un pochettino stranita da questa praticamente confessione ovviamente che l'Alessandrino le è andata praticamente a fare, addirittura in live, pensate un pochettino. Quindi ragazzo, il mitico Alessandro Arcangeli, che non ha peli sulla lingua e forse nemmeno da qualche altra parte. Non lo possiamo scoprire, e no, forse non lo vogliamo nemmeno scoprire, dobbiamo dire la verità, perché poi sarebbe ovviamente andare a vedere nelle parti ovviamente un pochettino più nascoste di Alessandrino che cosa si cela. Andiamo ovviamente avanti per questa parte qua, ragazzi, perché i giocherelloni, come vi abbiamo detto, vedete, la giocherellona addirittura grande player, pro player, addirittura professional player, va praticamente a va ad accelerare quello che è ovviamente il ritmo
ritmo di gioco, al fine ovviamente di risolvere maggiormente la situazione, però non ha forse capito che se toglie le due stelline evita la bancarotta, qui la distruzione. La giocherellona è anche un po' cattivona, dobbiamo dire la verità. Beh, ragazzi, che dire. E quindi, praticamente, tornando a questo cartone animato per il cinema, il cartone animato per i bambini forse un pochettino anche sfortunatelli, e il mitico Fernandez, la giocherellona ha detto no. Voi sapete, il giudizio della giocherellona è molto particolare. Com'è Fernandez? Ferdinandes, vabbè. Un nome vale l'altro, praticamente, cara giocherellona, dobbiamo dire la verità. La giocherellona, vedi, su YouTube dicono: per risparmiare spegnete i termosifoni e beve acqua calda, Brody, mettetevi una maglia in più. Ma perché beve acqua calda come c'è l'acqua fredda? Risparmi, perché non c'è nemmeno Non lo sappiamo e non lo scopriremo mai. Sono i segreti di YouTube anche tu. Dopo YouTube anche io, YouTube anche tu. Beh, ragazzi, nemmeno tu praticamente. Questi sono i consigli che Alessandrino, dobbiamo dire la verità, va a leggere, di cui a volte, dobbiamo dire la verità, anche lui si pente di leggere, praticamente, pensa un pochettino questi consigli, perché spesso sono, pensa un pochettino, dati dal taramasco, pensa un pochettino che non si lava. Ecco qua, Gasmizone, ma che sta succedendo su questo canale? Non lo sappiamo, devi vedere cosa succede quando smettiamo di fare la live. Giocherello. E quindi giocherellona mi lancia un bacetto virtuale, vedete ragazzi, mentre ovviamente stavamo ovviamente giocando, quindi cerca di affascinarmi con la sua bellezza, con la sua dolcezza. Pensate un pochettino, per fare cosa alla fin fine? Per vincere forse in una maniera, utilizzando le sue arti femminili. Pensate un pochettino, sì, è fatta così la giocherellona, ragazzi, quando si tratta di spostare i pannellini e non guarda in faccia a nessuno. E infatti, come potete vedere, poi ragazzi, vedete il blocchetto verde, il blocchetto rosa, la faccia della fatina che li lancia, quindi molto molto simpatico. Poi dopo, pensate un pochettino, dopo questa live la giocherellona si farà un caffè, vero? Ti farai un caffè dopo, te lo farò io, vedete? Ecco qua, e quella è la smile tick della giocherellona. Ecco qua, ma lì sugli Alpi non avete freddo? No, veramente, caro Alessandrino, fa un caldo incredibile, dobbiamo dire la verità. Infatti ci siamo messi questa felpina. Sono leggende metropolitane. Oltretutto siamo qui, sì, su in Valtellina praticamente, però fa un caldo, infatti fa più caldo qui che a Napoli, pensate un pochettino. Quello che però dobbiamo dirti la verità è che forse il freddo lo puoi sentire la sera, quindi la sera puoi sentire un pochettino più di freddo, però in realtà fa freddo un pochettino dappertutto. Mirko Papella, ragazzi, Mirko Papella, ho smesso di fare la live per te, ben ritrovati amici maestri. Ma noi ti salutiamo, caro Mirko Papelli. Mirko Papella, sì, ti salutiamo e ti ringraziamo di questa, diciamo, affettuosità, di questa voglia di rivederci, di questa voglia di giocare con noi. Io ti ringrazio per il fatto delle live. Voi sapete, ragazzi, per prima cosa il canale che dovete vedere assolutamente, oltre a quello di Paolo e Milo, anche se dobbiamo dire la verità, Paolo e Milo ci hanno consigliato un film un pochettino particolare, è quello proprio di Mirko Papella. Andatevi a iscrivere, ragazzi, sul canale di Mirko Papella. Iscrivetevi. E perché, Mirko Papella, ti stavo pensando ieri, mi domandavo dove fosse finita la serie horror A cazzo di cane della giocherellona. No, la giocherellona purtroppo non ha più, si è messa paura di questa, praticamente di questa serie praticamente horror che doveva appunto portare, e ha preferito vedere Ferdinandes, questo film che ci è stato consigliato da Paola e Mi, la coppia di praticamente di padrona e cane, che ovviamente Milo è un cane vero e non un cane ma umano, e potete anche trovare, ragazzi, delle coppie così praticamente anche nella vita reale, dove l'uomo è praticamente
praticamente un cane, pensate un pochettino. E che dirvi ragazzi su questo? È un film che un pochettino ci ha deluso. Paolo e Milo vi ha consigliato il film di Mirko Papella. Quindi praticamente Mirko Papella si pensa essere il toro che protegge i fiori. Pensa un pochettino che bello. Che bello, diciamo, questa dolcezza che ovviamente Mirko Papella ha più volte, diciamo, dimostrato a questo punto, direi, nei confronti proprio della natura, praticamente, questo ragazzo. Quindi la live di Fasmagoria con me, Gas e te non ci sarà più. Mirko Papella non lo so, noi non sappiamo ovviamente se arriveremo a domani, abbiamo la nostra età praticamente, e quindi figurati se ovviamente possiamo sapere, possiamo darti una risposta a quella che ovviamente questa domanda dai toni anche un pochettino inquisitori, dobbiamo dire la verità. Hai visto la pioggia di soldi di Draghi a Napoli e la contestazione in strada? Alessandro Arcangeli, non lo abbiamo ancora vista questa pioggia di soldi, però in merito alle contestazioni queste in genere non mancano mai, e quindi non ci stupiamo ovviamente che il popolino si sia un pochettino scocciato, dobbiamo dire la verità, di dare tutti questi soldi ai politici per poi dopo avere che cosa, ragazzi? Quasi niente. Come va il tuo allenamento poderosissimo? Beh, in realtà abbiamo mangiato e siamo un pochettino allenati, ma diciamo anche un pochettino incicciottiti. Ecco qua, ci stiamo allenando con i doveri di casa. Forse sì, e forse è questa, diciamo, la voglia della giocherellona, il fatto di diventare proprio il nuovo YouTube anche io. Pensate un pochettino alla giocherellona, ragazzi, a che livelli arriva. Mirko, Alessandro Arcangeli dice: Mirko Papella ti amo. E dicevo all'Arcangeli, vedi un pochettino, Mirko Papella parla con Alessandro Arcangeli grazie a noi. Pensa che bello unire questi giovani nella loro praticamente... In questa loro vita, praticamente proprio grazie al nostro canale. Con la donna è naturale sgarrare a tavolo e mettere succhini. Vedi, Mirko Papella dice: tu copuli e praticamente mangi e poi dormi, praticamente la mitica triade, mangiare, dormire e va bene. E non cambiare mai il popolo italiano, non cambierà mai il popolo italiano, dice Gasmizzone, grande politico, grande amante proprio della democrazia. Ma viviamo in democrazia? Sì o no, ragazzi? Secondo la giocherellona forse no, secondo il giocherellone no. E quindi ecco Gasmizzone il burlone, dice Mirko Papella. Vedi, Mirko Papella sempre attento praticamente a questi problemi, problemi anche, diciamo, di tipo quasi generazionale, praticamente cerca di dare, penso un pochettino Mirko Papella, quella che è il buon senso, il buon gioco, praticamente il buon esempio ai ragazzi, ai giovani della vita, praticamente. Andiamo ovviamente avanti per questa parte qua, la giocherona mi sta spaccando la schiena, per non dire un'altra cosa, e noi invece sì, guarda qua, guarda che tengo, ragazzi, è incredibile. Giocherellone, sproloqua e si gira verso la giocherellona, mentre la giocherellona non se lo fila per nulla. Quando si gioca, si gioca, caro Mirko Papella. Il fatto è questo, caro Mirko Papella, io cerco di coinvolgere la giocherellona a perdere. Penso un pochettino, giocherellona qui, che cazzo. E qui purtroppo ho perso perché ho fatto il burlone, ho cercato di coinvolgere la giocherellona distraendola e purtroppo ho perso, ma non mi arrendo di certo davanti alla giocherellona. Ecco qua, e prenderò Ruby, la rubinessa. E quindi ecco qua, giocherellona, spero che è più facile che Arcangelo scarica Twitch che il popolo si incavola per qualcosa. Penso un pochettino perché se mi stai facendo vincere praticamente sei morto. No, ancora giocherellona, ma cosa, perché dici questo, giocherellona? Ma guarda, no, Mirko Papella, vuoi vedere? No, io veramente, io parlavo giocherellona e stavo anche, diciamo, che ha detto Mirko Papella che ti faccio vincere? No, ma che ti faccio vincere? Che cosa stai dicendo? Perché pensi che io ti faccia vincere? Se sei bravo a giocare, e tu praticamente riesci a vincere tutto. E quindi vedete, ragazzi, posso, guarda qua giocherellona cosa ho fatto, praticamente sono salito di livello, vediamo un pochettino se posso qui sopra cambiare tutto. Vedi immediatamente giocherellona, vedi, è incredibile davvero, questa, diciamo, arte incredibile. Vedi,
mio papà ci ha aiutato molto per capire quelli che siamo. Siamo noi praticamente, vedi un pochettino giocherellona. 1, 2, 3, yes, be sure, yeah, boy. Ecco qua. E quindi praticamente la stai facendo vincere, mi sa. No, caro Mirko, vabbè, la giocherellona è molto molto brava. L'Arcangeli non scaricherà mai Twitch. Sì, Alessandro Arcangeli praticamente ha detto, ha deciso di non scaricare mai più praticamente Twitch e di farci rimanere anche un po' male. Ci ha fatto rimanere anche un po' male. Aspetta, qui la giocherellona mi sta mettendo un attimo in difficoltà. Devo risolvere questa questione, ovviamente, familiare. Vedete, ragazzi, io ho fatto un 4 anche perché la giocherellona, vedete che cosa sta succedendo. Porca miseria. E no, qua ho perso. Qua ho perso. Ecco qua. No, ho perso, ragazzi. No. Non è un fatto di farla vincere. Non è un fatto di farla vincere. È un fatto proprio di che brava. È brava a giocare. Veramente campionessa dei videogiochi. Campionessa di panel. E quindi facci vedere la domanda: come si fa a scoprire se uno ti fa vincere? Allora, come si fa a scoprire se uno ti fa vincere? Se gioca un pochettino a femminile, a diciamo male. Ecco qua, sto dicendo una brutta parola visto che giocherò un po' troppo. E tu stai curando il tuo, ma io parlo. Non vedo se giochi. No, ma puoi benissimo vedere giocherellona come gioco, scusami, non vedi come gioco praticamente, vedi, guarda, watch you, yes, vedi giocherellona, watch you, yes, vedi. E quindi ragazzi, va come è diventato competitivo, non si sta impegnando, no, mi sto impegnando, è palese, anch'io ogni tanto faccio vincere gli altri se non giocano più con me, pensa un pochettino. Mirko Papella, Gas fa vincere i fantasmi su Fantasmaforia, altrimenti chiudono il gioco, si sa. Gasmizone, venerdì notte giochiamo, dai che mi organizzo con le sostanze. Che dite della sberra da Oscar? Dice Alessandro Arcangeli. Beh, queste sono praticamente, pensa un pochettino, queste sberle da Oscar sono le mitiche, ragazzi, pensate un pochettino, le mitiche trasmissioni che il mitico Alessandrino vede praticamente ogni sera e le vede, gli piacciono praticamente, e cerca anche di capire parecchie cose su queste, diciamo, trasmissioni a volte un pochettino stravaganti. Andiamo ragazzi avanti, perché qui la giocherellona è veramente impazzita, nel senso mi sta buttando 28.000 diciamo elementi. Vedete, sto cercando praticamente di buttare, di eliminare quelli che sono. Mamma mia, finalmente giocherellona, mi dispiace per te, ho praticamente vinto. Ecco qua, vedete un pochettino cosa succede qua. Perfetto, ti arriveranno, vedi, per 3 addirittura, ma mega blocco praticamente del leone. È arrivato ultra Lion, voi sapete che è il mitico Alessandro Arcangeli e del segno zodiacale del leone. E Joker fratello di Ciccio Gamer 89 ha fatto il trapianto di capelli in Turchia. Pensa un pochettino, su questo la giocherellona può parlare di trapianto di capelli, perché più volte gli hanno chiesto un parere, però molte volte questi ragazzi che ovviamente si trapiantano questi capelli poi dopo si trovano in una bruttissima situazione, ovvero il fatto che dopo gli cadono ancora di più, e quindi la giocherellona potrebbe dirti che potrebbe quasi sconsigliarti il trapianto di capelli. Qui sono riuscito a vincere, chissà per quale grande fortuna. E quindi abbiamo Alessandro Arcangeli. Ma chi cavolo sei Alfonso Signorini? Ma che cavolo ci frega di sé argomenti da palle mosce. Qui Mirko Pavella molto volgare, dobbiamo dire, molto aggressivo e molto volgare. Qui potrebbe succedere una lite. Qui dobbiamo, vedi, sono durissimi. L'egoismo del Papella, dobbiamo dire la verità. Sarà contenta Paolina. Qui vedi, qui Mirko Papella, vedi, diciamo qui, diciamo che Paolina sarà contenta sicuramente di consigliarti un buon film. Ora forse ti consiglierà Ferrandiello, praticamente, che è il film di animazione del Toro. E l'aggressività di Mirko Papella, questa aggressività che viene scaricata. Infatti Alessandro Arcangeli ha smesso, ragazzi, di scrivere. Non sappiamo adesso Alessandro Arcangeli come si esporrà nei confronti di Mirko Papella. Ormai è un meme Paolina e Rammstein. Penso un pochettino, Paolina e Rammstein sono infatti i suoi gruppi musicali, quelli proprio
proprio di Paolina, che ovviamente quando si parla di Rammstein dobbiamo anche capire un attimo il fenomeno Rammstein. Quindi tu, Giocherè Luna, conosci il fenomeno Rammstein? Si conosce questo fenomeno, ed eccolo qua, ragazzi, finalmente un degno rivale per Mirko Papella, Mr. Goodwin, Mr. Vento Buono. Lo salutiamo, ciao Mr. Vento Buono, Mr. Goodwind. E Alessandro Arcangelo dice: Ucraina, anziana uccide 8 soldati russi con una torta avvelenata. Questa è una storia vera di sicuro. Sì, è troppo credibile. Si pigliati la torta, praticamente, ragazzi, prendete ovviamente questa torta, prendete e mangiatene tutti, come diceva qualcuno. E diceva qualcuno, e che ovviamente diceva il punk a me. No, dice così Pantapesse. Non lo sappiamo. Qui dobbiamo dire la verità, Giocherellona molto, diciamo, trash stasera. Infatti molti bambini, pensa, che ti seguono, Giocherellona, non se lo aspettavano. No, Giocherellona, non ancora. Eh sì, purtroppo sì. E può capitare, può capitare. Allora, la problematica principale è proprio questa, praticamente. La conosce sì Paolina, la sorellina della Giocherellona? Beh, non lo sappiamo questo. Non sappiamo nemmeno se Paolina è la... Giocherellona, mi devi scusare. Non sappiamo se c'è questo legame, oppure se è un legame appunto inventato. Marcangeli, un bot Ray News 24. Una volta parlavi di giochi, ti rivogliamo così. Allora, la problematica, ormai si è capito, purtroppo non è tanto così. Nel senso che può sembrare così, ma forse non lo è. E quindi torniamo ovviamente a parlare di Alessandro Arcangeli, perché Alessandro Arcangeli in realtà chi è, ragazzi? È vero, un tempo Alessandro Arcangeli parlava di videogiochi, ci indirizzava verso la storia, pensa un pochettino, del videogioco, e poi se un pochettino dobbiamo dire la verità, si è scocciato, ha iniziato a fare il newser e si è lasciato prendere la mano, praticamente portando in realtà anche il piede, e quindi praticamente ha iniziato a darci queste novità provenienti da tutto il mondo, pensato un pochettino. Mirko Papella non è molto contento di tutto ciò e quindi ovviamente cerca di ribellarsi, però quello che decide sembra Alessandrino. Il mio cuginetto piccolo ha fatto un disegno della della Giocherellone, sapete? È perfetto, io ti ringrazio. Sì, è la combo mega, ultra mega combo di Street Fighter. Mr. Goodwind, come state? Noi stiamo bene, la Giocherellona sta benissimo, è sempre la donna più bella del mondo. Vedete, vedete cosa fa quando la si tocca? Ecco qua, parla. È come i pupazzi, che però la Giocherellona è a risparmio energetico, ovvero non ci vogliono le pile. E quindi, ragazzi, andiamo avanti. Arcangeli è un bot di Novella 2000. Sì, è un bot e un CCT, dobbiamo dire la verità. Quindi vecchia battuta da, ovviamente, da... borsa economica. Andiamo ovviamente avanti. E Mirko Papella dice: ma la domanda è, ti fa una domanda, ma com'è? Fa sentire la risposta, quindi segue segretamente le live. Non abbiamo capito questo italiano. Aspetta, ma la domanda è, ti fa domanda, ti fa domande, ma come fa a sentire la risposta? Quindi segue segretamente la live. Sì, perché le segue da Discord, praticamente segue le live da Discord e ci risponde, praticamente ci dice tutte queste belle cose il mitico Alessandrino Arcangeli. Pensate un pochettino, lui può ascoltare la parte ovviamente vocale, penso un pochettino Mirko Papella, del nostro ovviamente mitico canale. Ma come fa a seguire da Discord? Perché Alessandro Arcangeli allora devi sapere che il canale del Giocherellone, caro Mirko Papella, è integrato in Discord, quindi quando ci sono le live su Twitch automaticamente vengono trasmesse su Discord, e quindi Alessandrino ascolta da Discord, pensa un pochettino. Un video embed, automaticamente Twitch sa i suoi dati, sa tutti i suoi dati, ma non sappiamo perché effettivamente Alessandrino non voglia entrare su Twitch. Vabbè, fin quando vuoi rimanere lì, che dirti, contento tutti, caro Alessandrino. Vediamo un pochettino, ragazzi, veramente molto molto bello, devo dire la verità, questo pannello da pono, caro Giocherellone, è veramente fantastico. Come si chiama?
Pom Pom, ecco qua. E questi sono ovviamente i mitici videogiochi della Joker Luna messi insieme. Pensate un pochettino, veramente simpatico questo gioco. Certo, è una recensione molto molto veloce, dobbiamo dire, rispetto a quello. Ma dove sta la live? Mirko Papella, vedi, Mirko Papella è tornato da Discord. Dove sta la live? Ma cosa state dicendo, Mirko Papella? Vado a salutarlo. Vedi, ma addirittura i ragazzi entrano e escono da questi canali, da questi social network, che ovviamente molto, dobbiamo dire la verità, hanno rovinato un po' i ragazzi, ma un'altra parte ci hanno fatto conoscere anche delle persone, dobbiamo dire la verità. E beh ragazzi, dobbiamo stare attenti qui, perché la giocherellona, ovviamente parlando con la giocherellona, ovviamente la giocherellona sta architettando tutto ciò per farmi perdere praticamente, come potete vedere, cioè tende ovviamente a distrarmi, dobbiamo cercare ovviamente di immediatamente di eliminare ragazzi questi blocchi, perché non possiamo ovviamente perdere, non possiamo fare brutta figura davanti alla Joker. Tu un po'... No, giocherellona, è una stellina volante, vedi, è una stellina, quindi ho vinto per vera fortuna. E quindi vado a salutarlo, siete dei buzzurri, dice Mirko Papella, chi vince stasera prepara la cena. Abbiamo già mangiato, credo che forse non mangeremo fino a domani. E ciao Alessandrino, Gasmizzone, l'Alessandro Arcangelo, il nome la racconti giusta, tu sei su Twitch segretamente. Sei Mr. Goodwind, conoscete lo youtuber Vivi Giappone, Davide Bitti è diventato padre oggi. No, io non lo conosco. Ah, io lo seguo. Allora, questo ragazzo che ovviamente è diventato padre oggi, gli possiamo augurare di essere un buon padre, ma soprattutto gli possiamo augurare anche forse di essere una buona mamma, nel caso in cui non ci sia la mamma. Che dire ragazzi, Gasmizzone ridere, Mirko Papella capisce, ragazzi, qui stiamo parlando di vero trash USA, dovremmo forse dire, come la famosa canzone di Bruce Springsteen. Voi sapete, il musico blues, che praticamente è stato per anni, pensate un pochettino, il trash italiano, si ci manca solo Nino Banfi e Massimino Boldi. Ragazzi, che dirvi, è veramente qualcosa di incredibile. Oltretutto pensate un pochettino, io e la giocherellona stiamo anche digerendo, dobbiamo dire la verità, digerendo con questi giochi. La giocherellona è molto 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 fashion con queste cuffie. Che stai dicendo? Oh sì, è trash italiano, le sa tutte. No, sì, lol, boom, bimba e bamba. Ecco qua, i nostri mitici amici si stanno ovviamente facendo le più grandi grasse risate. Alessandrino Arcangeli purtroppo è... Alessandro Arcangeli ormai è partito per questo ovviamente mondo di youtuber. Lui ci informa su tutto quello che succede, pensa nel mondo, sa addirittura della nonna ucraina che avvelena i soldati in Russia. E beh, è veramente incredibile, dobbiamo dire la verità. Io vi ringrazio ragazzi di tutto quello che ci date. Come potremmo vivere senza Alessandro Arcangeli, senza Mirko Papella, senza Gasmizzone, ma soprattutto senza Mr. Goodwind? Beh, qui su questo Mirko Papella apre praticamente una cosa molto particolare, dobbiamo dire la verità, la questione delle donazioni, pensate, perché Mirko Papella dice che cosa vi diamo. E quindi ragazzi, se volete donare, se la risatina del giocherellone, se volete donare, se volete inviarci Gampla praticamente, se volete inviarci i vostri videogiochi preferiti e non preferiti, non fatevi un problema, io pago una birra se ti vedo. Ma non ti preoccupare, noi ti aspettiamo a Napoli, Mirko Papella, ti aspettiamo addirittura in Valtellina, ti aspettiamo anche alla fermata dell'autobus, quindi su questo non ti devi preoccupare, i giocherelloni non ti abbandonano mai, sono sempre qui per te, per farti passare delle fantastiche serate in allegria con i videogiochi più belli del mondo e forse anche quelli, devo dire la verità. E beh ragazzi, abbiamo fatto la ASMR, dobbiamo vedere la verità, presto pensate un pochettino, il giocherellone succhierà anche il microfono, quindi per farvi capire la grande novità, e presto i video su TikTok praticamente, come balliamo noi. Ecco qua, i balli dei giocherelloni, veramente grande spettacolo stasera, grande spettacolo, e questo lo dobbiamo dire la verità ragazzi, siete voi che ci stimolate, siete voi che ci permettete di fare tutto questo.
Mirko Papella non darà il mio conto in banca su Twitch, anche perché il conto è scoperto. Pensate un pochettino, ragazzi, però ti darò il mio portafoglio quando ci vedremo. Portafoglio sempre vuoto, addirittura con la carta di debito da dover saldare. Quindi dobbiamo dire la verità, queste donazioni praticamente di Mirko Papella sono anche molto particolari. Perché? Perché giocare Luna? Perché dobbiamo affrontare un argomento adesso molto particolare, ovvero perché Panel de Pon non è stato mai localizzato in inglese. Molti ragazzi ci hanno scritto, dobbiamo dire la verità, ci hanno scritto e ci hanno chiesto scusate giocherelloni, ma come mai Panel de Pon non è stato mai localizzato in inglese? È una questione della Nintendo, dobbiamo dire la verità, però questa è, noi stiamo giocando con una traduzione amatoriale praticamente di Panel de Pon, come potete vedere. Infatti, trovate la lingua scritta. Infatti, se noi adesso andiamo a resettare, potete notare che in realtà accade una cosa molto particolare. Ovvero c'è una piccola storia. Gasmizzone ti ha donato 10 bit, ringrazialo. Grazie Gasmizzone di questa donazione che ci fai. Purtroppo io ho la vecchia versione di OBS e non posso vedere. Ti ringraziamo sicuramente per questa grande donazione. Mirko Papella, 20 centesimi li puoi usare per il carrello della spesa. Io ti ringrazio Mirko Papella, posso praticamente finanziare il prossimo acquisto del supercomputer che ci permetterà di fare incredibili live e farvi divertire. Hai fatto l'archivamento dei 100 messaggi in chat come sempre, grazie Mirko Papella, tanti messaggi, tanta allegria, tanta euforia, dobbiamo dire la verità, è una grande partecipazione della giocherelluna che proprio sta partecipando attivamente a questo canale, come potete vedere, proprio addirittura la devo contenere, talmente sta partecipando. Ragazzi, parli solo tu. Parlo solo io perché io cerco di coprirti. Ecco qua, Luca, hai visto, gli scienziati hanno inventato la pizza senza lievito. Ecco qua, buona uguale, molto digeribile, ideale per gli allergici. Tu cosa pensi, Giocolino, di questa pizza senza lievito? Avrà il successo che merita oppure in realtà sarà... È tutto dal gusto. Ti aiuto io a settare OBS e giocare noi. Io ti ringrazio Mirko Papella. Sono 10 goleador, buttale via. 10 goleador, pensa un pochettino Mirko Papella. Mirko Papella dice andatevi a comprare le caramelle. Il caramelle e i cioccolatini. E quell'uomo passava e quel carretto gridava. Gelati e popcorn. Giocare noi, faccio un gesto dei tuoi. Il gesto che tanto ci rappresenta all'estero. Ecco qua il gesto del dito della gallina. Dove praticamente quando si faceva così, si anticamente si diceva ho messo il dito nel sedere della gallina e non esce il sangue e il buco è pulito e quindi fa le uova pulite, per questo nasce questo gesto, poi dopo è diventato il gesto del ok, pensa un pochettino questo nelle antiche culture contadine, cara giocherellona. No, la giocherellona quello che fa quando parla, il mitico fai così, non lo vuole fare perché la giocherellona mi ha distratto. Giocherellone, vedete il mitico gesto della giocherellona che arriva dopo, quindi dopo la beffa il gesto che mi esternisce, pensate un pochettino, quindi molto molto diciamo è concentrata. Oh, vedete, Mirko Papella ha capito che ognuno ha i propri gesti, mamma mia come sto, e sono dei gesti che a volte tendono a scherrine, vedete addirittura la giocherellona ha premuto LR per salire di livello. Muore lo stesso, però intanto quando vince sei zitto e muto e questo è il problema, giocherellona. Quindi quando tu dici ai nostri telespettatori perdi lo stesso, non è vero, giocherellona, perché qui stai vincendo e non lo dici. Perché non lo dici? Perché lei è molto diciamo molto molto modesta, dobbiamo dire la verità. Intanto ragazzi, come potete vedere, stiamo ovviamente cercando di abbattere la giocherellona, che ovviamente è campionessa di Panel de Pon, il gioco dei pannelli magici. Vedete, intanto ehi, giocherello, vieni. E che sto dicendo, giocherello? Ecco qua, vedete ragazzi, la giocherello cerca ovviamente di affascinarmi, ma in realtà mi sta solamente infinocchiando. Mi sta infinocchiando perché ovviamente cerco ovviamente di vincere. Vedete, siamo più o meno sullo stesso livello, però la giocherello ovviamente vedete che cosa sta facendo. Vabbè ragazzi, qui sono un pochettino in difficoltà, dobbiamo dire la verità, sono un pochettino in difficoltà, vediamo un pochettino di fare queste cose qua. Ci togliamo un pochettino i pannelli. Beh ragazzi, faccio un gioco, chiedo alla giocherello.
Luna, 5 aggettivi che ci rappresentano a me, Gas e Alessandro Arcangeli. Non lo sappiamo, in realtà la giocherone in questo momento potrebbe mandare a quel paese un po' tutti, dobbiamo dire la verità. Questo perché quando si gioca, lei è campionessa dei videogiochi, io te lo ricordo Mirko Pavelle, quando si parla di videogiochi con la giocherellona, quando si parla di videogiochi con la giocherellona è come il cibo, non bisogna disturbarla. Quindi non bisogna disturbarla perché la giocherellona ovviamente si può anche arrabbiare, penso un pochettino. Quindi io salterei questa domanda. Magari 5 no sono troppi che non ci conosce, facciamo 2. Non lo sappiamo. Intanto Alessandro Arcangeli è tornato con la Mitica News. Con la Mitica News, Alessandro Arcangeli, Will Smith assunto per il nuovo film Amici miei, per la scena dello schiaffo. Vedete ragazzi, è la scena dello schiaffo. E ho aspettato un attimo che mi libero dello schiaffone. Mi è piaciuta la battuta. Vedi cosa succede quando metti i neri sul palco? Cosa succede? Ho capito, e quindi questa è la barra. L'umor nero della giocherellona che ovviamente ci delizia. Ecco qua, ti ha punito per questa cosa. Ragazzi, intanto ovviamente al cenno dello schiaffo ai passeggeri del treno. Mirko Papele è molto competitiva, sì, non si ferma mai. Salve, quanto tempo? The Pain 14 Twitch, pensa un pochettino. È tornato The Pain, pensa un pochettino, è tornato The Pain. Oh! The Pain, sì, ogni volta che perdo, lo sento. E ogni volta che perdi lo senti, e quindi andiamo con Neri, se tu prenderai l'IP addirittura. Salutiamo il Mr. The Pain 14, The Twitch, pensate un pochettino. È tasto pausa, dovremmo prenderlo 100.000. E certo, ma no, io vedi qui dietro c'è una pecora. E quindi ecco qua, ti ho fatto entrare io con i miei messaggi su Discord. Fantastico, salve. Gasminzone, c'è il tasto pausa, il tasto off sull'emulatore, c'è anche il tasto off su OBS. Pensate un pochettino, ragazzi. Intanto, ovviamente, non possiamo ovviamente che battere la giocherellona su quello che è il suo campo videoludico. Lei è campionessa di puzzle game, come potete notare. E il giocherellone ovviamente non è da meno, perché cerca in tutte le maniere possibili di fare un 4. Ecco qua, incredibile, Mirko Pavelle ti riferisce a me, non lo sappiamo. The Pain 14. The Pain 14 non premia il tasto pausa perché ti vuole far vincere ancora, è palese. Il tasto off su OBS non c'è, cioè termina diretta. Vedete la perfezione, la puntualità, la puntevolezza, il dettaglio di Mirko Pavelle. Non fare il troll, giocherò altrimenti esco. Qui Mirko Pavelle minaccia l'uscita. Il troll significa colui che fa il... No, tu giocherellone. No, giocherellone, ha detto troll. Ah, quindi tu mi ci vedi come troll, non ho capito. O troll, come troll, o come troll lei. Come troll. Come troll o come... Giocherellona, no, giocherellona, non fare ruttini in diretta, giocherellona, perché tu sai che poi spesso Twitch ci può censurare e poi può dire qualcosa male di noi, pensate un pochettino. Andiamo avanti, il tasofo, non fare il troll, giocherellona, altrimenti esco, l'acidume del Capricorno, eccolo qua, perché voi sapete che mi ricopro la ragazza del segno zodiacale del Capricorno, è nato in inverno. Mezz'ora di live e non ho ancora capito chi è giocatore 1 e giocatore 2, io sono praticamente la donna pesce e la giocherellona è la fatina con i capelli lunghi. Il rosso giocherellone, il blu è la giocherellona. Sid per 14 Twitch, no, nato a Roma. Pensate un pochettino, è nato a Roma, ma dopo si è spostato il mitico Mirko Pavelle. Andiamo avanti ragazzi, andiamo ovviamente a spostarci praticamente da queste parti qua e purtroppo ho perso, quindi hai vinto tu, dobbiamo dire la verità, giocherellona, quindi siamo veramente in partite veramente fantastiche. Stiamo ovviamente cercando di portare il videogioco di autore, pensa un pochettino, in giro per il mondo. Andiamo avanti su questo piano qua, andiamo da quest'altra parte qua e ragazzi vedete un pochettino cosa succede. Io ho fatto praticamente un 5 in verticale e continuo per questa strada, vedete ragazzi, andiamocene praticamente di qua. Vedete ragazzi, la giocherellona, su questo dobbiamo dire la verità, è molto diciamo concentrata, andiamo ovviamente a cercare in tutte le maniere possibili di eliminare quelli che sono i blocchi malefici, ragazzi, dobbiamo dire la verità. Ecco qua, perfetto, andiamo avanti. Inarrestabile, sì, 2 news fantastiche in una sola linea di chat, è veramente incredibile. Alessandro Arcangeli in modalità news scroller, sì, ci dice tutto. Mezz'ora di live, il rosso è il giocatore, il blu è la giocherellona. E beh ragazzi, andiamo ovviamente avanti per questa strada, veramente gioco veramente fantastico.
classico Palme de Pon. Ovviamente non possiamo che consigliarvelo. A breve finiremo la live, perché poi non possiamo sempre stare a giocare, meno mi porteremo altri videogiochi, però ve lo volevamo far conoscere, perché poi questo videogioco, come vi abbiamo detto, è stato incluso nella collection per Nintendo GameCube, quindi lo trovate in Nintendo Puzzle Game e vi potete praticamente divertire, anche perché questo gioco esce poi dopo in modalità Pokémon su Nintendo 64. Mirko Papera deve uscire, praticamente deve andare a fare la visita medica. Buonanotte, ciao, buonanotte a te, Mirko Papella. Ciao Mirko Papella, The Pain 14 Twitch. Mirko Papella, ho ancora finito i documenti per l'affiliazione, ho voglia di stare tutto il giorno su Twitch adesso. Pensate un pochettino, The Pain 14, dopo anni e anni di battaglia per diventare finalmente un affiliato e quindi guadagnare su Twitch, sta completando i documenti e li sta inviando. In bocca al lupo, siate tutti affiliati, ma siamo tutti clochard, scusami ancora. Gasmizzone saluta Mirko Papella. Lo salutiamo, ciao. Mirko Papella. E quindi, ovviamente, ragazzi, che dire? Ecco qua il bambino che saluta, praticamente il Gasmizzone saluta il Mirko Papella. E allora, ragazzi, che cosa possiamo fare? Approfittiamo del Mirko Papella, che è praticamente il papellone, praticamente che ovviamente se ne va, per salutare anche noi, perché Panel Depone è un gioco molto bello, molto divertente, però ovviamente deve essere giocato anche da voi. Ragazzi, che dirvi? Noi vi ringraziamo, il video è fatto anche per criticare un pochettino la scelta, diciamo, cinematografica consigliata da Paolo e Milo. Andate sul canale di Paolo e Milo, perché non potete vedere tutti i colori, con questo cane che scava dappertutto e a volte trova i tesori come Monkey Island. E non ci è piaciuto, diciamo, quel film di ieri, dobbiamo dire la verità, a giocare l'ora. Quindi Paolina, cara Paolina, prossimamente consigliaci qualche altro film, non è da te, dobbiamo dire la verità, la giocare l'una stessa ha detto non era da Paolina consigliarci un film del genere, però dobbiamo dire la verità, non me la aspettavo nemmeno io. Va bene, ragazzi, io vi consiglio, ciao, un bacione a tutti, così sembra che usciamo insieme, però no, Mirko Papera, tu devi uscire da solo, perché devi trovare la tua donna del toro, della vergine, o anche, diciamo, la tua donna bilancia. Poi con i capelli fatti a panettone pensavo che uscivamo insieme, no caro Mirko Papera, questi capelli sono a colomba, perché siamo sotto Pasqua. Va bene, ragazzi, ciao, giocherei lunedì, alla prossima, ciao a tutti, ragazzi, noi vi salutiamo, consigliate Pan & Porn, trovate Super Nintendo anche in versione tradotto io amatorialmente in inglese, altrimenti andate su Nintendo 64 e lo trovate in versione Pokémon, oppure su Nintendo GameCube nella mitica collection dei Nintendo Puzzle, pensate un pochettino, quindi veramente molto fantastico come videogioco, addirittura pensate un pochettino, ci fate presto più live, dai, certo, non ti preoccupare, faremo sempre più live, cercaggio, ci vediamo alla prossima live, quindi ragazzi, veramente incredibile questa grande amicizia. Noi vi ricordiamo di trovarci su Twitch, Telegram, Discord, YouTube, blog, Facebook, c'è veramente tutto di più per farvi divertire. Andate sul nostro canale di YouTube e potrete vedere addirittura le nuove opere di design della Giocherelluna, ovvero il tavolino magico. Noi vi ringraziamo e i tuoi allenamenti, sì, poderosissimi, sì, non ci sentiamo mai, ma siamo grandi amici. I grandi amici, vedi che non finiscono mai di sentirsi, si sentono sempre questi ragazzi di oggi o anche di domani. Penso un pochettino a Giocherellona, ovviamente vediamo un pochettino, ovviamente noi siamo qui, siamo più o meno allo stesso livello, vediamo un attimo se riusciamo praticamente a capire una cosa della vita, ovvero a capire, a comprendere che chi vincerà questo sarà il campione di Panel de Pon della giornata. Vediamo un pochettino se la Giocherellona riuscirà a battermi praticamente, vediamo un pochettino, è veramente un videogioco incredibile, pieno di colpi di scena, vedi Giocherellona addirittura, guarda qua, Giocherellona, no, ecco qua ragazzi, è qui, no, ha vinto la Giocherellona, campionessa del mondo. Ragazzi, io vi ringrazio ovviamente per la visione, vi aspettiamo sui nostri canali prossimamente, iscrivetevi, fate iscrivere, donate, mandateci tutto quello che volete, noi vi aspettiamo, ciao a tutti, un bacio a tutti, e mi raccomando, giocate videogiochi per la vita e per vivere. Ciao a tutti e a tutti.